nel tempo. Come home.
va, so che fino a lei mi porterà. Sono arrivato, la notte azzurra intorno a me, luglio fra due rami, il profumo dell'estate ancora c'è. Oh,
panoramica, bagno turco, sentiero neppe, docce sensoriali, cascata di ghiaccio, oasi di silenzio con letti ad acqua, massaggi e trattamenti, aria relax con tisaneria, spa suite. Delle lacrime dietro le quinte, Beppe, sei fantastico, ci hai dato delle grandi emozioni, grazie Beppe. Grazie, grazie di cuore. Allora, io adesso vado con i ringraziamenti doverosi anche all'amministrazione comunale di San Pellegrino Terme, al vice sindaco e assessore al turismo, lui che ha voluto fortemente insieme a me questa bellissima manifestazione, Gianluigi Scanzi, grazie, che poi chiamerò tra un attimo sul palco per il brindisi finale. E ringrazio anche chi fa parte dell'amministrazione comunale, il sindaco, il dottor Milesi Vittorio, grazie, anche se non è presente qui con noi, grazie. Ringrazio anche l'associazione operatori turistici di San Pellegrino Terme, il presidente Milesi Luigi, grazie veramente di cuore. Un grazie doveroso anche allo staff di Radio Ponte, volevo ringraziare i miei ragazzi Enrico, Marco, Manuel, Emilio, grazie veramente per il grande lavoro svolto, grazie ragazzi, grazie. Io ringrazio in modo particolare Manuel, grazie. Anch'io, ormai siamo così a stretto contatto. E c'è poco da dire, volevo solo dire due parole, poi chiamo il vice sindaco in passerella. Sono state delle grandi emozioni come tutti gli anni, questo palcoscenico, questa coreografia di Cornice il Casinò, veramente grandissima e grandiosa, e ci dà veramente tanto. Poi i ragazzi li ringrazierò poi Norma, comunque voglio ringraziare anch'io personalmente. Grazie ragazzi, siete fantastici come sempre, grazie di cuore.
Norma, vai. Allora, sì, io voglio ringraziare. Allora, chi ci ha aiutato dietro le quinte, esatto, che questa sera era in un ruolo un po' diverso dal solito, visto che lei è la mia hairstylist in genere, per cui voglio. E chi ha curato il make-up, sì, come vi ho detto prima, per cui Veronica e Emanuela Girotti, eccole qui con noi. Grazie. Per il lavoro che hanno fatto. Grazie ragazzi. I ragazzi che comunque so che mi hanno aiutato, chi ci segue sempre. E soprattutto, eccole qua, Veronica, Manuela, grazie per il lavoro che avete fatto. Grazie. E loro, coloro che dico sempre, mi supportano, ma mi sopportano. Forza ragazzi, ci siete? Magari mettiamo un po' un sottofondo della nostra musichetta intanto che loro arrivano. Vorrei chiamare così, anche il perché vice non sindaco. È finita qui. Chiamiamo il vice sindaco. Ragazzi, uscite fuori intanto che arriva il vice sindaco. Gianluigi Scanzi qua con noi. Eccoli qua intanto che lui arriva. Laura, Daniela, Valeria, Michelle, Dani, Silvia, Esteban, Manuel, Andrea, Elena, Fabio, Riccardo. Grazie ragazzi, rimanete qua con noi. Allora, Norma, ormai la voce va, ecco qua. Volevo anche chiamare di nuovo sul palco Roberta, la nostra parrucchiera, con Francesca. Roberta e Francesca, grazie. Grazie la parrucchiera ufficiale, grazie Roberta, grazie Francesca. Ecco, è arrivato con noi il vice sindaco, nonché, grazie, grazie. Allora, premetto una cosa. Il vice sindaco mi ha detto questa mattina, guarda Lili, non ti preoccupare che questa sera la sfilata la facciamo. Ma no, non è vero, non è possibile. E invece sì, ce l'abbiamo fatta. Anche perché questa mattina non sono qui, ma dico dalle nostre è scesa tanta di quell'acqua. Allora, non mi fido adesso, mi fido. Allora, do la parola a te. Vuoi dire due parolini in merito a questo evento? I ringraziamenti sono già stati fatti velocemente. Io ringrazio Lilli, Giuseppe, Norma per la conduzione della serata, ma Lilli per l'organizzazione. Hanno già ringraziato tutti, ma io ringrazierei chi dietro le quinte non si cita, ma sono, diciamo, i nostri amici collaboratori che non sono qua sul banco stasera, che danno anche loro una grossa mano. Gli sponsor, gli operatori turistici. E infine direi, lavoriamo per l'anno prossimo. Questo direi, anche perché l'anno prossimo ci può essere un'altra coreografia nuova, che saranno le nuove terme di fianco. Perché per fine anno ci saranno aperte nuove terme sul fianco sinistro del casinò, quello con quello stabile. Ricordo solo due cose. Venerdì prossimo ci saranno le bancarelle del Forte San Pellegrino, spettacolo pieno musicale e lo Schiuma Party, venerdì sera. Anche se piove, ma non pioverà. Ormai non piove. Sabato ci sarà la notte bianca, dunque ci sono due appunta e non pioverà. Pioverà da ottobre in avanti. Ringrazio tutti, buona serata. Veramente grazie. Loro. Grazie all'amministrazione comunale, grazie. E grazie a tutti voi qui presenti, grazie di cuore, grazie. Adesso possiamo svelare un altro piccolo segreto. Dai, vai. Quando io e Beppe ci siamo sentiti un po' per vedere quali brani avrebbe eseguito questa sera, abbiamo detto. Posso prima di questa cosa fare un ringraziamento speciale al pubblico che nonostante le previsioni atmosferiche un po' incerte sono rimasti qua con noi. È rimasto qui con noi, grazie, grazie di cuore. Grazie. Prego. E la sorpresa era questa. Ma che brani facciamo? Facciamone uno un po' particolare, Memory, dell'uscita di 2 anni fa. E abbiamo detto, però non diciamo niente a nessuno. Perché se per caso piove, diciamo che è colpa nostra. Esatto. E allora abbiamo preparato questo brano finale. Pescara Manzia, l'abbiamo lasciato in fondo. Liberatorio a questo punto, Beppe, liberatorio. Liberatorio, ce l'abbiamo fatta. E allora vai con la base. Facciamo i prendisi dopo allora, dai. No, vai. Facciamolo prima allora, che finiamo con quello. Aspetta un attimo, Manuel. Aspetta una sorpresa. Ok. Ormai l'ha capito che è un brano. È un brano di Morandi. Forza ragazzi. Tende la pioggia. San Pellegrino Terme. Viva San Pellegrino! Grazie! E viva Moda al Casinò! Grazie! Su con la base! Thank you.
sogni. L'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso.